Adesso ne parleremo meglio il Rally Terra di Argili che è un Rally vero ma che poi, eh, che poi ha questa eh, diramazione virtuale eh, nata all'epoca purtroppo del Covid quando tutto era fermo e quindi voi avete pensato bene di replicare la competizione vera in forma di eh, videogame di, che poi non è un game perché poi sì. ne parleremo bene anche delle caratteristiche. Eh, per, per dare anche uno sfogo e far eh, parlare ancora del rally di Algier che ci sarà eh, per quanto riguarda questa edizione 2022 del rally virtuale a dicembre sì. ma ne parleremo con, eh, con te tra poco adesso il primo collegamento che faremo è con l'organizzatore del E-Rally eh, Trophy 2022 un eh, rally che eh, ha praticamente rotto il ghiaccio per quanto riguarda il grande pubblico con questo genere di competizioni, è stata una manifestazione che ha avuto un notevole successo di partecipanti. È stato bello anche vedere eh, piloti veri eh, che si sono sfidati dietro la console. Ma lo abbiamo visto fare anche sempre all'epoca del, eh, del lockdown: dai piloti veri di Formula 1 che si sono sfidati in veri e propri campionati eh, tra di loro, eh, andando a pilotare le loro vetture eh, dalla console. Questo è un panorama eh, particolare perché il mondo virtuale delle competizioni si è cresciuto tantissimo. Ha approfittato della crescita della tecnologia, soprattutto, vero Marco, sì. che eh, consente di avere delle competizioni molto molto vicine alla realtà. Naturalmente più ecologiche, con eh, meno pericolo per tutti, e, 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 e sicuramente dove si fanno meno, meno danni. Eh, però eh, Basti pensare che le moderne scuderie racing della Formula 1 ai rally hanno dei simulatori di guida che sono molto vicini a quelli che si usano nelle competizioni di questo genere proprio per simulare le condizioni di gara o di prova prima ancora di andare a effettuare un Gran Premio. Quindi non stiamo parlando di videogiochi ma stiamo parlando di una realtà veramente che ha assunto dei connotati importante. Allora, Marco, ho parlato solamente io. Adesso vorrei che non ne so niente, praticamente, <ride> vorrei che ne parlaste voi. Tra l'altro, tra i protagonisti di questa competizione c'è anche il nostro Giuseppe Piccirilli, il nostro eh, regista, senza di lui, questa trasmissione non si potrebbe, non si potrebbe fare. E quindi, da di, lì dietro il vetro, che controlla tutto quello che, che diciamo. Allora Marco, uh, mm. intanto parliamo di questo Rally Trophy 2022 in quel di Ceccano, eh, è stata una bella esperienza, no? Assolutamente sì, e innanzitutto perché comunque si, ci si ritrova sempre tra amici, quindi quello è, penso che sia la cosa fondamentale, perché poi quanto si sta bene anche con il, con... il contesto, cioè, certo esatto, e si sta bene con tutto e con tutti, quindi quella è la prima cosa. Però l'evento è stato organizzato veramente bene da parte di... Di Giovanni, chiaramente da parte di tutto il suo team, e tre giorni veramente di festa che si sono svolti a Ceccano presso l'Infinito Caffè, veramente un evento senza, niente è stato lasciato al caso. Quindi complimenti all'organizzatore e complimento a tutti i piloti che chiaramente hanno partecipato, perché anch'io. ti sei cimentato anche tu, sì, no? Alla assolutamente guida. sì. E l'amico Giuseppe che come abbiamo detto prima che ha avuto un lì. ottimo piazzamento, quinto o esatto. sesto posto assoluto, quindi, esatto. eh. io poco poco più indietro purtroppo ho dovuto a, a qualche fuoriuscita <ride> di strada. Certo, in questo caso non potete accampare scuse, no, la macchina non no, andava perché... <ride> assolutamente eh. no, e qualche uscita fuori strada. Però un vi, siete, fuoro, vi, non si, vi siete divertiti. Assolutamente sì. Assolutamente e allora, noi adesso siete. abbiamo in diretta ai nostri microfoni Giovanni Tucci che è l'organizzatore di questo evento. Giovanni, ben trovato intanto. Sì, buonasera, eccoci qui, ben trovate voi. Allora, intanto stiamo parlando di questa, di questa manifestazione, noi nella nostra rubrica motoristica, nella quale diamo spazio alle competizioni vere su pista, rally o quant'altro, abbiamo voluto dedicare gran parte della trasmissione oggi a questo fenomeno, perché è un fenomeno che sta prendendo piede sempre più. Lo dimostra il successo che ha avuto questa manifestazione di iscritti, ma anche eh, di seguito. Allora, eh, Giovanni, dacci qualche numero del fenomeno e rally. Eh, per quanto riguarda la nostra zona e non solo, voi intanto siete un'associazione che eh, conta tanti iscritti, mi sembra no? Allora, ehm, sì, diciamo di sì. Allora, partiamo dal presupposto che ehm, per quanto ne sappiamo, siamo la prima associazione nazionale eh, del settore sim racing ad essere riconosciuta come associazione sportiva, quindi ASD direttamente dal CONI. Eh, grazie all'affiliazione. Ehm, Fatta qualche mese fa con eh, la CSI, che sarebbe il Centro Sportivo Italiano. Eh, numeri, sì, ne abbiamo fatti, eh, abbiamo avuto, se non sbaglio, i um, 30 descritti, eh, ma non sono grandissimi numeri, eh, per il semplice motivo che eh, negli anni passati abbiamo organizzato altri eventi. Eh, ricordo che il primo evento in assoluto organizzato in Italia eh, da parte diciamo della, del nostro gruppo è avvenuto circa dieci anni fa eh, se non eh, forse qualcosetta di più perché era 2011 o 2012 se non sbaglio per segnare eh, ben 67 iscritti eh, in occasione della fiera dello sport che ci fu a Sora Uh, 2015, se non sbaglio, quindi diciamo che il punto massimo di iscritti lo abbiamo registrato in, uh, in, in occasione di quell'evento lì. Um, Intanto ecco, stiamo poi... vedendo per chi ci segue in diretta dal canale YouTube e da Facebook anche le immagini della, della corsa, della manifestazione. Quelle che vedete sono le console. Eh, e poi ci sono queste immagini delle auto da rally che Veramente si fa difficoltà a distinguere tra un passaggio eh, di una prova speciale vera eh, da eh, una simulata come questa. Tanto è, eh, sono definiti dettagli anche a livello cromatico. Veramente ormai il mondo, il mondo del gaming ha raggiunto dei livelli, Giovanni, eccezionali no? a livello di, 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 proprio, eh, di far sentire, di far vedere la vicinanza e la similitudine con queste competizioni. Sì, 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 sì. Allora, eh, negli ultimi anni eh, si è raggiunto un, eh, diciamo un obiettivo importantissimo, eh, ossia quello di eh, avvicinare il più possibile eh, diciamo, il simulatore di guida alla realtà. Logicamente eh, quando parliamo di simulazione è scontato dire che non parliamo di realtà, quindi che noi andiamo a paragonare la simulazione alla realtà. Tanti fanno questo, questa tipologia di, di comparazione, ma non, non esiste, cioè non, non siamo vicini. Eh, la simulazione è simulazione, la realtà è realtà. Se eh, si dice che la simulazione è realtà, è solo per una certa diciamo, strategia di questi marketing. Eh, quindi bisogna vivere le due cose, certo. eh, Quindi questa è una cosa principale. Logicamente sì, negli ultimi anni ci sono state tantissime aziende che hanno investito in questo settore, eh, ma già prima del Covid, perché il Covid diciamo, è stato un'esplosione un eh, temporale, diciamo, per quanto riguarda il team racing, perché logicamente tutti a casa, eh, tutti chiusi e quindi tutti quanti si versavano nell'acquisto e comunque sia nell'iscrizione nell in questa disciplina. Eh, quindi diciamo che quel periodo lì è da metterlo da parte perché è un periodo storico eh, particolare, particolare certo, certo, e che comunque sia non, eh, non ha rilevanza sia, ai fini dei dati eh, che si hanno. Quindi dobbiamo eh, prendere come periodo prima del 2019 e diciamo, possiamo ripartire da quest'anno. Quindi prendere questi dati qui, non quelli là della pandemia perché sono falsati sicuramente come dati. Eh, diciamo che l'esplosione principale c'è stata intorno al 2016, ehm, con eh, comunque sia tante altre attività e altre aziende che si sono affacciate su, mh, su questo settore eh, e stanno iniziando anche ad investire. Eh, quello che sto notando, eh, visto che comunque sia principalmente sono appassionato di, di simulazione e di livelli, è che eh, diciamo, noi ci siamo affacciati a questo mondo circa eh, dieci anni fa, come già detto prima, eh, con il rally di Sperlonga e quindi lì abbiamo avuto il primo approccio reale. Però ecco Giovanni, con... volevo chiederti una cosa, poi lo sì. dirò anche a Marco, ma solo per prima di salutarci. Ecco, la, io ho parlato dei dettagli della definizione, ora tu stai citando anche eh, dei rally che hanno una realtà eh, vera, no? Eh, ma eh, sì. a livello di... Di, di, di immagini eh, c'è qualche immagine che può essere riprodotta nel senso parliamo dei rally di Sperlonca anziché magari i rally di Terra di Argi lo faremo poi con, con Marco eh, ma si può contestualizzare nel senso che si può far vivere anche le immagini che so, del paese di Pofi attraversato ad esempio o ancora dobbiamo, e... dobbiamo no. fare no, dei passi no. per, per arrivare a questo punto Assolutamente sì, è possibile tant'è che il team Aeron eh, ossia l'azienda Aeron Team ha già improntato questo tipo di discorso con il rally di Sperlonga appunto eh, nell'occasione eh, mi sembra 2013 se non sbaglio con Kubica c'era Kubica in occasione di quel rally e provò la posizione di guida e proprio lui eh, ci diede l'idea di ricreare proprio la prova di Sperlonga quindi abbiamo riunito il team Dieci anni fa abbiamo riunito il team e abbiamo iniziato la prova di Sperlonga. Siamo arrivati diciamo a metà prova speciale, però purtroppo a causa di eh, mancanza di fondi e quindi conseguentemente a mancanza di tempo, eh, diciamo che il progetto si è andato a sostendere e a fermare. Però logicamente se ci sono investitori, ci sono eh, sponsor, ci sono magari persone eh, che questo settore comunque sia. Ehm, ha capito che è veramente importante pure a livello commerciale e locale eh, potrebbe esserci riprendere... uno sviluppo certo certo potrebbe sì, esserci uno sviluppo ma come per Sperlonga come per qualsiasi altro tipo di rally eh, adesso mi e, poi, mente, e, poi, lì, magari, Popi, e poi magari piaci. anche creare che so una sorta di campionato ma di questo ne parleremo a breve con sì. Marco io Giovanni sì. ti ringrazio perché eh, sei stato lucido e anche esaustivo nel definirci un po' quello che è stata la nascita soprattutto di questo, eh, di questo settore, di questo sport. Possiamo anche classificarlo come sport. Non mi meraviglierei se tra un po' venga no, inserito... No, 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 attenzione, no. Eh, vi correggo subito. Questo è uno sport a tutti gli effetti. Eh. È stato riconosciuto dal CONI, quindi è, un, è, un, è uno sport a tutti gli effetti. Quindi e... non deve essere riconosciuto. È eh, già sì, riconosciuto. Dico, pensavo... A... Adesso non so se è inserito per esempio nelle Olimpiadi questa... È inserito... Alla, nei prossimi anni è inserito anche nelle Olimpiadi, già è stato confermato da CONI e stiamo soltanto aspettando, quindi stiamo aspettando l'invito, ecco, tutto qui. Perfetto, quindi, insomma, quello che io mi andavo a prevedere è una, sì. un evento che è in itinere per, per concretizzarsi sostanzialmente. Bene Giovanni, bene. Io ti ringrazio intanto perché tra poco chiameremo anche il, il protagonista, il vincitore di questa eh, edizione del eh, trophy, eh, Rally Trophy 2022, eh, Mora, e parleremo anche con lui dell'aspetto eh, agonistico. Io intanto ti ringrazio. E, sì. e cedo la linea regia. Naturalmente, non mancheremo di tornare a parlare con te in una delle prossime occasioni per approfondire ancora il discorso su questo va fenomeno. Va bene, va bene. Anche perché, anche perché il prossimo anno già siamo al lavoro per organizzare un campionato di 5 tappe tra le Realitropi, sarà sponsorizzato da N5 Italia. e Quindi vi aspettiamo eh, per fare i numeri e eh, eh, e ne parleremo eh, sì. sic sicuramente. Grazie, Giovanni. Okay, grazie a voi. Grazie a voi. Motor Day, rubrica di sport e mobilità motoristica, a cura di Alessandro Biagi, in collaborazione con FR Sport. Benissimo, in collaborazione con FR Sport, ringraziamo intanto la console Billy e poi alla regia ancora Giuseppe Piccirilli e Mario Salati, questa produzione Radio Day ed FR Sport, grazie alla quale stiamo parlando di uno sport inedito. Ci ha detto prima... Eh, Giovanni Tucci che eh, questo è diventato a tutti gli effetti uno sport riconosciuto dal CONI e tra un po' eh, ce lo rivedremo anche alle Olimpiadi. Naturalmente i puristi del, dello sport storceranno un pochettino il naso, eh, vabbè, ma bisogna, bisogna a, anche accettare questo, questo aspetto che comunque... Alla fine dobbiamo ricordare che ci sono anche eh, diciamo così, delle, dei giochi, quelli che prima erano giochi sono diventati sport e poi anche molto sedentari, rinseriti anche eh, nei, tra gli sport eh, olimpici. Eh, tutto questo per, per dire che, comunque, che è un fenomeno in espansione. Marco, eh, io devo dire la verità, sono entrato a contatto con questa realtà grazie a te perché eh, qualche tempo fa purtroppo eravamo tutti chiusi in casa eh, in pieno lockdown eh, mi chiamassi e mi hai detto guarda io sto organizzando il rally di Argil virtuale perché non poteva naturalmente essere mm. disputato il rally vero detto, "Bah, vediamo un po' di che cosa si tratta e così si è andato avanti adesso questo rally terra di Argil virtuale e, eh, è pronto per la sua terza Terzo. edizione e si farà quando intanto? si terrà eh, il 16, 17 e 18 dicembre si farà, eh, sarà un evento, un evento doppio a differenza degli, del, diciamo, degli eventi passati che è stato svolto solo online, quest'anno ci sarà possibilità, chiaramente eh, grazie comunque alle condizioni covid migliorate, di farlo anche in presenza. Quindi verranno, ci saranno delle postazioni fisiche sì. 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 in un determinato luogo come è avvenuto a Ceccano eh, per quanto riguarda la manifestazione rally eh, trofi 2022 e quindi ci sarà sì. anche un contatto umano, insomma, che è la cosa migliore, no? Assolutamente sì. Eh. L'unica differenza è ecco, che correremo su piattaforme diverse che sono facsimili però non, nella fisica sono molto diverse tra loro nella gestione delle auto nella diciamo nella composizione stessa degli assetti delle auto perché giustamente eh, nel riprodurre quello che è il più possibile la realtà dei fatti c'è anche la possibilità di riprodurre anche un assetto vero e proprio che poi da pilota a pilota cambia chiaramente ognuno lo configura nel miglior modo possibile sono piattaforme diverse che danno la possibilità di replicare quello che è come abbiamo detto prima la realtà nel Diciamo nel miglior modo possibile, ecco. Sono postazioni statiche, non sono dinamiche, quindi non hanno movimenti. Eh, però, eh, i movimenti si sentono attraverso, si sentono le vibrazioni assolutamente si comunque, sì. Eh. Attraverso lo sterzo, perché comunque dà una sensazione di guida come se fosse veramente sul, su un tratto sconnesso. Quindi l, il volante che vibra, la pedaliera che indurisce certo, i pedali. Perfetto, allora abbiamo parlato di piloti e, e a questo punto parliamo con il pilota, il vincitore di questa edizione del e rally Trophy 2022. Si tratta di Simone Mora. Simone, ben trovato. Ciao, ciao, buonasera, buonasera a tutti i radioscossatori. Allora Simone noi oggi ci siamo avventurati nel, solitamente parliamo di, 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 di rally, di competizioni vere, quelle che, dove si sente ancora un po' eh, eh, l'odore del, del carburante bruciato o dell'olio, adesso parliamo invece dei rally simulati perché ci siamo resi conto che effettivamente è una realtà importante con parecchio seguito con eh, parecchi praticanti e poi come ci diceva appunto Tucci uno sport vero e proprio che ha eh, avuto eh, le eh, credenziali totali da parte della, della, eh, del Coni. E tra poco lo vedremo anche alle Olimpiadi. Tu sei stato vincitore di questa edizione. Intanto eh, complimenti. E eh, devo dire, ho visto, dato un'occhiata alle prove speciali, eh, diciamo che l'hai fatta proprio da padrone. Eh. Non hai avuto, avuto avversari, eh? Sì, sì, sono partito allora dal momento che ho sentito parlare di questo evento. Sono partito con la voglia di vincere, sinceramente. Eh, ci ho messo tutta la grinta per fare ogni singola PS. Ho cercato, comunque, di, di, di rischiare il meno possibile. Per, comunque, è stata una gara abbastanza dura, che comunque ha premiato di più chi è stato costante e meno chi ha cercato di fare il tempo più basso possibile, sinceramente. Senti Simone, io adesso ho una visione ancora un po' eh, dozzinale di quello che può essere la simulazione sono rimasto ai, ai videogiochi sostanzialmente no? dove praticamente io mi mettevo con, il mio, con eh, la mia eh, console eh, Formula 1, Rally, WRC che sia e, e iniziavo la prova speciale, poi spesso e volentieri andavo fuori, distruggevo, però subito rientravo e andavo avanti Ecco, funziona così anche per voi oppure la simulazione è talmente reale dove dovete stare attenti anche magari a, a stringere troppo una curva che si rischia la foratura e quindi il ritiro proprio dalla competizione? Come, eh, come si svolge la competizione nella realtà? Allora esatto sì, allora, le forature purtroppo al momento ancora non ci sono su questo tipo di, di piattaforma RBR, però comunque c'è il rischio specialmente sul, sui campionati che facciamo online. Di rottura dell'auto di un frontale con un, qualsiasi cosa, un albero, una pietra, rottura dei radiatori. Comunque i danni sono simili alla realtà. Ecco una cosa: se no, si fanno danni, guardi. che fa? Si rientra oppure come nei rally veri? Finisce no. lì la storia e, e tutti a casa. Allora, se c'è il danneggiamento totale dell'auto, finisce lì, purtroppo finisce lì, altrimenti, se comunque riesce a tornare a concludere le PS che sono che trovi prima del parco assistenza riesci a continuare sul parco assistenza sistemi l'auto e poi si va avanti con, con, in, con il rally Ascolta Simone per eh, diventare pilota eh, di e-rally eh, e, rally, eh, e eh, dominare un rally, una manifestazione come quella organizzata eh, la scorsa settimana eh, bisogna allenarsi no? Eh, tu quante ore, quante ore ti alleni al giorno? allora guarda un minimo di un paio di ore al giorno io è dal, 2000, dal 2016 che ho conosciuto questo mondo del simulato grazie proprio a Giovanni Ducci e all'Aeron Team è, è a tutti gli effetti uno sport, uno, sport uno, uno sportivo comunque senza allenamento non riuscirà mai a fare ad avere le prestazioni di senza allenamento comunque. Certo, certo. Allenamento anche, fare... anche allenamento fisico, oltre che naturalmente, ma soprattutto allenamento di guida, credo. No? Perché bisogna sì. accumulare più chilometri, tra virgolette, eh, possibili per, per entrare in confidenza con questo tipo di, eh, di simulatore, no? Sì. Sì, bisogna entrare in confidenza con il simulatore, con l'auto, eh, con le fisiche del gioco. Con l'assetto specialmente, con l'assetto che ognuno di noi si crea per avere più convivenza con l'auto. Più ore ci passi e, e meglio è, diciamo. Certo, Senti, ho visto che eh, tu hai vinto la tua, la tua categoria, eh, una, un ottimo eh, un'ottima prestazione, eh, è vero anche che cosa? Che, eh, mh, ci sono stati degli avversari. Ecco, ho visto due classifiche, gruppo 1 gruppo 2. In che cosa si differenziavano queste, queste, mh, queste categorie? Allora, la categoria classe 1 era, era composta da auto comunque VRC, da auto comunque più uh, di alta cilindrata e più alta di, di cavalli. La classe 2 invece di auto meno, meno forti della classe 1 cioè una, una, rally, una rally 4, una Mitsubishi R4 con, Quindi andiamo eh, anche a simulare la realtà delle varie delle varie mh categorie dell'autolismo vero. Ecco io adesso ho sotto gli occhi la classifica ufficiale, vedo quella della, della classe che ti appartiene, quindi la classe principale, primo Simone Mora su una Hyundai i20 davanti a Fabrizio Casaluce, Ford Fiesta WRC, terza posizione per Alessandro Bulgari, quarto Emiliano Valletta, quinto Davide Masi e arriviamo fino alla sesta posizione se non altro per dare eh, dare riconoscimento al nostro regista Giuseppe eh, Piccirilli. Nella eh, classe invece, eh, quella diciamo così ma, con le macchine meno performanti, eh, la vittoria è andata a Jacopo Mattone davanti a Federico Calicchia, terzo Stefano Cronni, quarto Doriano Maini e eh, quinto Luigi eh, Dannibal. sesto posto anche Alessandro eh, Davelli, tra l'altro è un pilota eh, vero, no? nel senso che fa parte della dinastia dei Danni nelle competizioni realistiche vere e proprie. Sì, esatto, esatto. Ecco, tu hai mai pensato, hai mai pensato invece di sedere su una macchina vera? Beh, forza allora, di provare poi... il simulatore? eh Sì, sì ultimamente sì, sono stato partecipato agli ultimi due eventi del... Dell'Easy Drive Challenge che, che si svolge sulla pista dell'Isama di Anagna. E, allora, e allora abbiamo una sorpresa per te prima di salutarci perché subito dopo Simone Mora avremo come ospite il vincitore eh, dell'Easy Drive che si è disputato sulla pista Isama di Anagni, cioè Cristian Fedeli. Lo abbiamo eh, annunciato anche ai nostri radioascoltatori e a coloro che ci seguono sui social. Simone, io ti ringrazio. Intanto complimenti per questa vittoria, per questo dominio più che vittoria eh, nella manifestazione e eh, Rally Trophy 2022 eh, naturalmente anche a te diamo appuntamento per una delle eh, manifestazioni similari adesso continuiamo a parlarne anche con, con Marco e complimenti ancora grazie della tua partecipazione grazie mille, grazie mille a voi per l'invito grazie a tutti e diamo la linea alla regia Torniamo dunque in studio per l'ultima parte della nostra trasmissione. Ospite con me è Marco Mingarelli della SD Rally Game di Pofi, organizzatrice del Rally Terra di Argin, Non solo, ma anche eh, dello Sparco Ceccano Christmas Show, che ci sarà il 10 ed 11 di, eh, di dicembre. Eh, con lui abbiamo parlato dei rally virtuali e poi c'è stato un assist che il vincitore del, eh, della manifestazione del rally virtuale ci ha offerto, cioè Simone Mora, eh, dicendo appunto che lui non è soltanto un pilota virtuale ma un pilota vero perché si è cimentato anche nel round dell'Easy Drive Challenge che si è disputato la sesta prova che si è disputata l'ultima prova domenica scorsa sul circuito dell'ISAM ad Anagni e noi abbiamo ai nostri microfoni il vincitore assoluto di questa edizione 2022 dell'Easy Drive Challenge cioè Cristian Fedeli Cristian buonasera buonasera a voi tutti allora Cristian noi da tempo ti seguiamo con la tua bellissima monoposto hai trovato una, una nuova avventura no? nella quale cimentarti, questa eh, dell'Easy Drive Challenge che è una competizione particolare che vede in pista eh, numerose vetture e tu con la tua formula hai agguantato il primo posto. Complimenti, intanto. Ecco, raccontaci un po' che cosa avverte questo tipo di manifestazione che eh, si è disputata quest'anno sul tracciato dell'ISAM. E questo va dato un merito agli organizzatori perché hanno dato nuova vitalità anche dal punto di vista delle competizioni. Si tratta naturalmente di una competizione eh, particolare che ehm, eh, lascia spazio anche all'aspetto alla, all dell'abilità oltre che alla uh, velocità. Ecco in che cosa consiste in uh, un uh, round del, uh, dell'Easy Drive Challenge? Allora, innanzitutto faccio i complimenti a tutti gli organizzatori, come, come hai detto te precedentemente. Allora, è sviluppato eh, la mattina, uh, ci sono delle prove libere per studiare il circuito, il tracciato, settare le vetture e poi ci sono le prime due mance da 6 giri ognuna. Dove la classifica si fa in base al miglior tempo. Bisogna stare attenti a non prendere i birilli che viene annullato il giro, viene data la penalità o non tagliare le scicagne. Poi c'è una pausa pranzo e viene fatto il ripescaggio: ovvero chi eh, fa il primo posto nelle prime due mance va in automatico a fare la big final e si giocano gli altri rimanenti, eh, diciamo, nel ripescaggio si giocano la finale. Il ripescaggio si svolge in tre giri e chi accede alla finale, alla big final, sono cinque giri totali. E poi, lì, sì, nella big final, in poche viene premiato il miglior giro, il miglior tempo sul giro. E ci sono si suddivide in varie categorie, dove ci sono non siamo noi, diciamo, con i formula e con le sport. Poi ci sono parecchie vetture da Rally, vetture da pista, e anche molte vetture stradali. Ecco, questa è eh, la, la caratteristica, la novità di questo tipo di. Competizione che è aperta anche alle vetture certo. stradali, proprio perché certo. la conformazione della competizione che lascia spazio anche alla abilità di guida e non soltanto alla velocità, consente appunto di cimentarsi anche con, con vetture stradali, da quello che vedo eh, sì. sul, sui social. Eh, ecco, quindi diciamo un po' eh, riesce a radunare un po' tutti gli appassionati sì. eh, di motori. Di, di vetture stradali, eh, anche molto competitive, piloti la maggior parte competitivi, belle vetture. Comunque è una cosa ben organizzata, fatta bene che veramente poi il circuito è molto bello, oltre che la velocità, soprattutto uno migliora le capacità di guida e comunque c'è sempre quel belito della competizione, insomma. Certo che poi non... Eh... Eh, non guasta perché come abbiamo visto dove c'è gioco, dove c'è competizione, anche nel, nel virtuale c'è interesse, c'è passione eh, eh, e soprattutto eh, diventa tutto molto più eh, avvincente. Allora Cristian invece per quanto ti riguarda eh, noi ti conosciamo come pilota anche di, di, di Slalom, eh, ora hai trovato oh, in questa realtà naturalmente un grande divertimento ma soprattutto anche un, un modo per raggiungere il, il successo che meriti. Ecco, raccontaci, descrivici un po' la, la tua vettura, è una Formula, eh, che tipo di allora. Formula è, come è motorizzata, quanti cavalli esprime e, e quali sono le caratteristiche di, conto di questa vettura? Allora, questa è una vettura che è una Formula Gloria B5 Evo motorizzata a motore moto, motociclistico 1000 Yamaha, eh, totalmente curata da noi presso la nostra serie, la Casser di Sedeli sviluppa quest'anno circa un 190 cavalli 193 all'albero e per il prossimo anno abbiamo finito adesso un motore nuovo vorremmo fare qualche gara in salita velocità montagna l'alom stiamo diminuendo perché mi voglio cimentare più ecco gare su pista e salita che è una cosa nuova insomma per me certo, certo, quest'anno certo. ha fatto il um, Garcino Campocatino con un ottimo risultato un primo posto nell'assoluto fra le sportive, un quinto posto assoluto fra l'italiano storiche, sempre con questa formula. E niente, prossimo anno credo che ci divertiremo. Mm, stiamo facendo qualche step nuovo, eh, stiamo sviluppando comunque la vettura è una vettura che si cimenta bene sia negli slalom che nella pista e provando anche in salita si comporta molto molto bene. Eh, e quindi, quindi ti, ti appresti a un 2023 ricco di impegni, Cristian, da quello che ho, ho sì, capito. Dopo, perché sì, perché sicuramente anni, lì si. covid, impegni, impegni lavorativi: prossimo anno vorremmo insomma, ripartire come nel 2017 con parecchie gare, insomma. Perfetto, Beh, meglio così, ecco eh, da, la, si sente eh, dalla voce di Christian avere la, la passione per, eh, per i motori, e, e poi è questo poi che alimenta eh, tutto, tutto questo sport. È proprio dalla passione eh, dei piloti come Christian Fedeli, che eh, non soltanto sono abili nella guida, ma abili anche nella preparazione meccanica, eh, che questo tipo di competizioni hanno ragione di esistere e, e proliferare. Bene Cristian, grazie ancora, naturalmente torneremo a parlare è possibile, di te. se Vorrei, vorrei fare un ringraziamento se possibile. Ma ci mancherebbe, a disposizione. Vorrei ringraziare i miei sponsor, ovvero Sanitari Galassi, di Gianni Galassi, eh, la Tech and Crit Company, e il mio fotografo di fiducia Simone Ceccarelli e l'altro mio compagno di fiducia che effettua i miei servizi video, Gianluca Saccone detto Shark. E complimenti nuovamente a voi per la trasmissione ed Emiliano Gerardi e tutti i ragazzi e gli organizzatori di questo bellissimo trofeo che il prossimo anno so già che avrà molti molti. Eh ma molti questo, questo ce lo svelerà direttamente Emiliano quando lo remo presto, ci ha promesso ospite qui certo, in certo, studio. Benissimo, ancora grazie e complimenti Cristiano. Grazie a voi, una buona serata. E allora abbiamo sentito anche Cristiano protagonista di questa edizione eh, dell'Easy dell Drive eh, ehm, Challenge che si è disputato sulla, eh, sulla pista di eh, Isam di Anagni. Allora, siamo in chiusura di trasmissione e torniamo a noi, Marco, Marco Vingarelli della SD Rally Game. Eh, abbiamo parlato in maniera anche abbastanza eh, approfondita, grazie soprattutto ai nostri ospiti telefonici Luigi Etucci e Simone Mora, vincitore del, del um, Trofeo 2022 e Rally. Eh, della, dei rally simulati eh, io con te ecco in chiusura vorrei parlare anche dei rally veri eh, il successo dell'edizione 2022 del rally Terra di Argilo ormai eh, è in archivio ma non c'erano dubbi perché eh, si è dimostrata una delle gare di zona eh, meglio organizzate e meglio recepite dal pubblico e dai piloti ancora una volta non a caso insomma si è stati premiati eh, due anni fa dall'ACI per, per questo ruolo eh, state lavorando per il, il 2023 già da un po' di tempo ma adesso eh, quello che, eh, la manifestazione l'evento al quale prestate maggiore attenzione è questo eh, Ceccano Sparco Christmas Show che ci sarà il 10 e 11 dicembre e che vi vede affiancati nell'organizzazione alla M33 di Max Rendina allora intanto come procede la macchina organizzativa? Assolutamente bene, come, come di consueto chiaramente siamo sotto, mancano pochi giorni, quindi sotto pressione al massimo, sotto pressione sotto ogni punto di vista, però ecco la, diciamo la, la difficoltà come c'era nel, nella nostra competizione, che ecco, erano già tre prove speciali, quindi c'era un maggiore impegno sul, sul tracciato, questa è un, una prova speciale. Di circa 3 km il sabato sera, mentre la domenica c'è una, una sola prova di circa 9 km che verrà ripetuta più. più volte. Esatto, 4 volte, quindi minore impegno sul tracciato, ma alla fine, quando si va a stringere, come si dice, diciamo che la preparazione di Orrelli è un è uguale. complesso. Esatto. Certo. E poi quello che ci tengo. A, a precisare che eh, c'è una partecipazione di piloti veramente di sì, grandissimo livello, no? eh, piloti che hanno fatto la storia eh, del, dell'automobilismo italiano eh, e, e si esibiranno al Ceccano Christmas Show. Ecco, vogliamo eh, anticipare qualcosa, Marco, sotto questo profilo anche, è un evento che sicuramente raccoglierà l'interesse di tantissimi. Eh, di tantissimi appassionati no Sì, beh, eh, ricordiamo che qualche anno fa comunque rally di ceccano è stato anche campionato a due litri e se vediamo comunque il parco partenti eh, quelli che sono stati i diciamo i protagonisti di quello che erano il vecchio campionato a due litri sono quelli che partiranno con i, i numeri più alti su, su questo Christmas eh, parco rally show quindi ci si aspetta un eh, veramente Tanto divertimento, ma soprattutto rivedere dei personaggi sì, così beh, allora, intanto fa una certa emozione. Diciamo subito che ci sono il primo e il secondo classificato nel campionato italiano rally, quindi i piloti più forti d'Italia in sostanza, sì. eh, Andrea Crugnola e Damiano De Tommaso che faranno da ripista. quindi esatto. eh, siccome sono troppo forti <ride> hanno deciso di non mettersi in lizza. Ma a parte gli scherzi, altri piloti che hanno il piede pesante come loro... E cioè parliamo di Dalla Villa, di Alex Fiorio, di Luca Cantamessa, eh, di Andrea no, no. Navarra, Patrizia Sciascia saranno tutti della competizione adesso. Da ultima si è aggiunto anche Sottile e Pizzare. Bizzarri. Che eh, saranno della competizione in una formula particolare, la formula che li affiancherà a dei piloti giovani emergenti, quindi si divideranno la macchina, eh, anzi, ci saranno due tipi di equipaggi: l'equipaggio eh, dei piloti veteran, chiamiamoli così, i big, eh, e eh, l'equipaggio dei giovani, eh, i big faranno la prova speciale del sabato, sabato sì, in, no? in notturna una prova speciale, anzi due prove speciali successive il, il giorno dopo e daranno poi la stessa vettura, eh, che sono delle R5 curate eh, dal team di Max Rendina, eh, daranno la vettura all'equipaggio dei giovani per eh, andare poi a decretare il vincitore di questa formula inedita particolare e sicuramente molto, molto interessante. E poi ci sarà l'esibizione, lo show che riguarderà gli altri, gli altri iscritti che... Si preannunciano veramente numerosi, soprattutto tanti appassionati della zona e non che vorranno tornare a calcare le, il nastro d'asfalto del Rally di Ceccano che eh, oggettivamente ha fatto la storia eh, del rellismo eh, dalle nostre parti. Quindi. Tanta attesa per questo evento, ci sarà la presentazione eh, presso il castello di Ceccano eh, martedì 6 dicembre e poi l'appuntamento principe 10 ed 11 dicembre con il Ceccano eh, Sparco eh, Christmas Show. Bene, io penso Marco che possiamo con questo dando appuntamento, ne parleremo di questo evento naturalmente nelle prossime puntate, eh, a partire da quella che ci sarà giovedì prossimo alle 19.15 puntuali con Motor Day, ringraziamo Marco Mingarelli della Grazie SD voi, Rally Game, eh, ringraziamo naturalmente la produzione Radio Day ed FR Sport con alla regia Giuseppe Piccirilli e eh, supervisore del tutto il grande Mario Salati, alla console il grandissimo Billy. Un saluto a tutti e a risentirci giovedì prossimo. Del loro vestito, 5 più 50 e vieni giù 50 attacca porti